Allo stadio comunale Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo, sotto gli occhi attenti di mister Ronci, seduto in tribuna per squalifica, lo Spoltore ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive e mette fine alla serie positiva degli uomini di mister Di Eugenio, che ormai durava da 8 giornate. Sotto la direzione arbitrale di Valerio Di Cola d'Avezzano, parte subito in avanti la squadra di casa, che all'ottavo si rende pericolosa con questo tiro insidioso dal limite di Di Giovanni. Un minuto più tardi è Iaie che da buona posizione trova la porta, ma è bravo Olivieri a ribattere in angolo. Al 25esimo ancora Angolana con Di Giovanni che la mette al centro, l'Abice arriva ma non c'entra la porta. Alla mezz'ora incursione di D'Alonso dalla destra, palla in mezzo ma nessun compagno si fa trovare pronto alla deviazione. Al 38esimo ultima azione del primo tempo è per l'Angolana con questo tiro al volo di Iaie, nulla di fatto, si va a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo riparte subito forte l'Angolana che si rende pericolosa ancora con Iaie, ma il suo tiro viene respinto da Olivieri. Arriva al sesto del secondo tempo la prima azione pericolosa degli ospiti. C'è un cross di Pentima dalla sinistra e Ranieri di un soffio manca la deviazione. Poi due azioni pericolose dell'Angolana con il solito Iaie, ma la partita non si sblocca. Ci prova lo Spoltore con questo cross di Bordoni dalla destra. La palla al centro per Ranieri che di testa manda alto. Ranieri però si fa perdonare 3 minuti più tardi quando di testa mette dentro un pallone servito da Buonafortuna. E 1-0 Spoltore. L'Angolana accusa il colpo e al 22esimo subisce il secondo gol dopo un rinvio errato di Abate. Ne approfitta ancora Ranieri che porta i suoi sul doppio vantaggio. L'Angolana prova a reagire con questo tiro di D'Alonso, poco fortunato nella conclusione. Al 43esimo l'Angolana accorcia con questo tiro al volo di Iaie, ma l'ultima azione pericolosa della partita è per lo Spoltore che sfiora il gol con il solito Ranieri. La palla colpisce il palo e la partita finisce qui. Festeggia lo Spoltore che conquista 3 punti importanti, tanta amarezza invece per l'Angolana che nonostante le tante occasioni create esce dal comunale a mani vuote. Penso che sia stata una partita equilibrata da pareggio, chiaramente. Non si possono regalare gol perché tu 1-0, già è bastato l'errore sul calcio piazzato, la partita la potevi rimettere tranquillamente, infatti alla fine insomma, il secondo gol ci ha pesato più del dovuto. Siamo un po' giovani, un po' inesperti, in questo dobbiamo migliorare, c'è poca cattiveria forse alle volte sotto porta che non ci fa finalizzare la mole di gioco, però io penso che siamo sulla strada buona, è una battuta d'arresto che non ci voleva, però il nostro campionato va avanti, insomma. Il punto era riscattare il risultato e parlo di risultato dell'ultima partita che veramente non ci è andata giù questa gara. Sapevamo di aver fatto bene domenica scorsa, è mancato solo il risultato. Oggi grande prova di temperamento. Tecnicamente, tatticamente abbiamo fatto la partita che volevamo, abbiamo portato finalmente a casa il risultato che da un po' di tempo che non arrivava.